Grazie alla pena, un po' di dolcezza, giocare un po' di contrasto. Vi ho già servito nei bicchieri il Lang Nebbiolo, che servirà ovviamente per i prossimi piatti, ma già che siamo qui ve lo presento, così dopo ci risentiamo per i Barolo. Lang Nebbiolo è la denominazione che si usa per vinificare le uve Nebbiolo che non rientrano in Barolo, Barbaresco o altre denominazioni più prestigiose. Quindi un po' come si fa per il Chianti Classico, Chianti Classico Riserva, o come si fa a Montalcino per il Rosso del Montalcino, questo è l'equivalente del Rosso del Montalcino. Le uve migliori fanno il Brunello, le altre uve fanno il Rosso. Il che non migliori, ho usato un termine, diciamo, le uve più ricche di polifenolo e di struttura, vengono destinate al Barolo e quindi invecchiano di più in legno. Invece le altre uve con minor contenuto di sostanza e struttura vengono usate per fare un vino adatto, diciamo, all'uso quasi quotidiano. Si riconosce subito che è Nebbiolo dal colore, vedete, un vino piuttosto trasparente, ma comunque molto vivo, vivace. 2011 è una bella annata in Langa, che ha un'annata che si è tanto parlato del 2010, ma anche al 2011 si sta rivelando veramente molto, molto buono. Magari vini meno tesi, meno aggressivi, meno longevi, ma da bere presto, veramente accattivanti. Al naso e in bocca sentite che i profumi del Nebbiolo si sentono, il profumo di rosa, qualche nota di incenso, di nuovo la frutta, magari più una marena, una ciliegia, e soprattutto in bocca sentite questa acidità, questa sensazione molto che ci pulisce molto bene il palato, che ovviamente non va sull'acciuga. Non date in giro che vi ho servito l'acciuga, il Nebbiolo sull'acciuga, perché ovviamente è pericoloso. In realtà è per gli altri piatti che ci saranno, dove sentirete che il Nebbiolo farà la sua parte, e poi ci serve anche per preparare il palato a quello che sarà, diciamo, il carico del Nebbiolo versione Barolo, che ovviamente avrà molta più struttura e molta più muscoli. Buon proseguimento e buon appetito.